Stanno scappando! Chiudete quella finestra! Ci penso io! Non puoi fare più in fretta! Lo posso fare più in fretta oppure lo posso fare bene! Tutte e due, no? Chiedo al sindacato! Sarò libero fra 2 settimane, perché dovrei evadere con te? Oh, beh, però sei carina al chiaro di luna. Oh! Ehi, guardia! Aiuto! 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 Sai dove ti ficco la prossima pigna? Ho capito, ho capito. Mi hai baciato? Volevi un pezzo di Bart? Ehi, resto con te finché non riesco a liberarmi da queste manette. E se ci beccano dirò che l'idea è stata tua. Ah sì, e perché dovrebbero crederti? Perché io so fare questo. Quel tempistello mi ha trascinato fuori dal ballo. E non volevo seguirlo, ma lui era tanto più forte di me. Ma tu hai 10 chili più di me. E poi ha detto che sono grasso. Oh, sono fregato. Puoi dirla forte. Finché stiamo insieme, ti comporterai da uomo. Però mi scappa. Falla. Mi manca la galera. Non darò un soldo per la torta di compleanno di quel cretino di anni fa. E che si mangi... qui che Brockman, in diretta dal carcere minorile di Springfield, luogo dell'ardita evasione dei detenuti Bart Simpson e Gina Vendetti. Per poter comprendere meglio le mosse dei fuggiaschi, abbiamo chiamato un esperto, ex detenuto del carcere minorile, detto Serpe. Se sono furbi, staranno alla larga dalle strade trafficate. È tutto scritto nel mio libro, Le 10 regole dei criminali di grande successo, da oggi anche in edicola. Bene, hai pubblicizzato il tuo libro. Metti via la pistola. Devi dire che giovedì sarò al talk show Conan. Sarò l'ospite d'onore, non mancate. Perché Bart è scappato? Sarebbe uscito fra 2 settimane. Ma tu i ragazzi non li capisci proprio. È uno stupido. Oh, papino, ma saprà dove andare e cosa mangiare. Siamo